Grazie a tutta Gregoraci, di passaggio a Roma, ospite di un evento dedicato al mondo del fitness, non perde mai il sorriso, neanche davanti l'ennesimo gossip. Essere al centro appunto dell'attenzione, anche come coppia, ciclicamente stanno insieme, si sono lasciati, non stanno insieme, ti ferisce? Sì, oppure incinta e femmina, sai quante persone mi chiamano, mi dicono potevi dirmelo. Beh no, prima mi feriva di più, adesso non li compro, non li leggo nemmeno certe cose. Va bene così. Smentisce le voci di una possibile crisi matrimoniale e ci racconta la sua vita a Monte Carlo. Sono pochissimo mondana, anche perché poi durante la settimana lavoro, sono sempre in giro, quindi amo godermi la casa e mio figlio. Beh, sono dietro a lui e a tutte le sue attività, perché ormai ha compiuto da poco 7 anni e ha il nuoto, e ha il calcio, ha il playdate con i bambini, i compleanni, tutto quello insomma che i bambini poi insomma sono abbastanza impegnativi, e lui come tutti gli altri bimbi. Forte e determinata anche quando la vita non le sorride. Ci sono state le cose che mi hanno comunque cambiata tanto, che mi hanno intristito, che mi hanno comunque dato sicuramente delle preoccupazioni. Cerco sempre di non farle vedere queste cose, anche quando le ho. Quindi sono comunque una persona molto solare, cerco sempre di vedere il bello anche quando magari in quel momento non è così. Aiutata da madre natura, ma non solo. Io corro per gli aeroporti, corro in stazione, quindi mi tengo in realtà impegnata e allenata in questo modo. Con il film che ho fatto, con Made in Sud, impegnata con le varie campagne. Onestamente in questo periodo non riesco neanche a prendermi cura di me, però tu mi dici che mi trovi bene, io sono contenta.